Andiamo in prima categoria, mister Barbieri, parliamo del Parcheria, buonasera. Buonasera a voi, bentrovati. Grazie per essere con noi, mister. Un Parcheria che continua nel suo buon cammino in questo girone C, un Parcheria che oggi ha regolato 2-0 la Rosarnese, una squadra che viaggia insomma a centro classifica, quella pianigiana. Per voi tre bei punti che vi consentono di vivere una domenica tranquilla nell'osservare gli avversari. È stata una partita molto complicata, loro sono un'ottima squadra, sono una squadra esperta, si sono compattati, oggi avevano tutti i loro migliori interpreti, quindi è stata una partita difficile, un gol per tempo, però siamo riusciti a chiuderla bene. Una partita che segna anche la quarta vittoria consecutiva, mentre la serie utile invece è di sei gare, e in tutto ciò il pareggio con il Guardavalle credo che impreziosisca questa striscia. Sì, dici bene, ho una rosa di ragazzi che mi seguono e non abbiamo assilli come ti ho detto la volta scorsa, giochiamo tranquilli, quindi ci sta avvenendo tutto bene, speriamo di poter prolungare la striscia positiva. Ci sarà qualche movimento particolare di mercato oppure se ne parlava prima anche con il direttore Mazzei, cioè quando si trova l'alchimia poi bisogna stare un attimo attenti a cosa si va ad incastrare e incasellare? Se bisogna stare molto attenti e anche se c'è la possibilità di poter fare qualcosa, credo che in questo momento è meglio non farla. Poi magari tra due settimane ti dirò qualcosa di diverso, però al momento non penso che ci siano non ci sia il modo di poter inserire nessuno all'interno della rossa, siamo completi. In conclusione, sempre è stato sempre sottolineato come appunto questo è un progetto di ripartenza del Parcheria che non vi obbliga a nulla, però se l'anno dovesse finire veramente bene, mancano due partite, come dire, nel 2024 potreste cambiare idea sugli obiettivi o comunque divertirsi deve essere il punto focale dal quale non spostarsi mai? Secondo me deve essere, come dici tu, il punto focale, in quanto dopo può subentrare il dover vincere per forza e quello non ti porta da nessuna parte. Ho abbastanza esperienza per capire che le partite si vivono, un campionato si vive partita dopo partita. Va bene mister, io ci ho provato ma non sono riuscito a scardinare questa difesa sull'obiettivo, ma è giusto anche così. Grazie come sempre per la cortesia e la disponibilità. A voi, buon lavoro. Buona serata. Grazie a mister Barbieri.